Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di lui, l'articolo più discusso dell'intera settimana, ovvero il frigo, quello della Parkside, frigo a tripla alimentazione, alimentazione a batteria, ovvero potete alimentarlo con le batterie inserendole qua sotto, quelle 20 volt da 2, 4, 8 ampere, più potete utilizzare la corrente come sto facendo io al momento. Qua dietro avete sia il cavo della corrente in questo sportellino che si alza, sia avete il cavo quello dell'accendisigari, quindi potete andarlo a collegare anche all'accendisigari della vostra macchina. Ormai nel baule ce l'abbiamo quasi tutti l'accendisigari, altrimenti è abbastanza lungo che vi arriva, se lo mettete nel bagagliaio vi arriva fino all'accendisigari della macchina. Quindi dicevo, tripla alimentazione, difatti per i comandi potete vedere, potete selezionare casa, auto oppure batteria. A secondo di come andate a selezionare questa opzione, lui andrà ad accendersi e a incominciare a raffreddare. Idem, altra cosa, peculiarità che ha questo frigo portatile, fa sia freddo che caldo. Cosa vuol dire? Vuol dire che d'inverno potete mantenere bevande, penso al caffè, il cappuccino, se dovete fare dei lunghi viaggi, oppure dei toast, avete fatto dei toast caldi, ve li volete portare dietro, addirittura, che so, andate in rosticceria, mi voglio prendere le lasagne, me le voglio portare a lavoro, la schiscetta o quello che è. Vi mantiene una temperatura di 65 gradi, quindi vi tiene al caldo tutti i vostri prodotti. Invece ora siamo in estate, fa un caldo che non vi dico, qui nella stanza ci sono più di 30 gradi, tant'è che lì giù c'ho il ventilatore acceso. Mi sono dotato anche della pistola termica, in modo da poter andare a vedere quanti gradi ci sono all'interno di questo frigo. Dicevo, la gente oggi, ne ho lette di cotte di crude, non serve a niente, no ma va, è un giocattolo, non è un giocattolo. Ragazzi, questo è lo stesso frigo, ne ho visto in un altro video, della Metabo, anche la Metabo ne ha fatto uno quasi identico. Ah, dimenticavo, questo ha anche il cava bottiglie se dovete stappare le bottiglie. Torniamo a noi, dicevo, la Metabo ne ha fatto uno simile, molto simile, e funziona veramente. Io ricordo, vi dico una breve parentesi, ne avevo uno 20 anni fa della Giostile, simile, uguale, solo che aveva due coperchi sopra, uno col motore come questo, perché qua c'è una ventola, due ventole, una di qua e una che butta fuori il freddo e una il caldo. Dicevo, ne avevo uno della Giostile che potevi cambiare il coperchio, uno col motore e uno senza, a secondo se volevi portartelo al mare o se lo volevi attaccare in macchina, e l'ho utilizzato e funzionava bene, perché nelle partenze, nei miei viaggi, lo tenevo sempre nel baule della macchina. E vi dico in più, per raffreddarlo ancora di più rispetto, perché il Giostile comunque mi manteneva una bella temperatura, ma ci sono delle accortezze da fare sia su questo che su quello che utilizzavo. Ovvero, le persone dicono, ah ma no, ma raffredda solo 20 gradi in meno, ah no, ma è un rinfrescatore, non ha il compressore, non ha questo. Allora, voglio dirvi una cosa, ci sono delle regole un attimino da seguire per poter utilizzarlo e utilizzarlo veramente al 100%, e fa il caso quello che serve, ovvero da frigorifero, da raffredda bevande, da bere qualcosa veramente di fresco. E anche, ora ritorno al Giostile un secondo perché me l'ero studiato bene, e più o meno questa è la stessa cosa di 20 anni fa, solo che ovviamente ha molti più add-on e ha molti più accessori. Il Giostile dicevano di accenderlo la sera prima, ovvero di tenerlo collegato alla corrente la sera prima, in modo da far andare già il ventilatore e tutto a raffreddarsi, perché ovvio, non è che voi mi mettete dentro della roba calda appena presa al supermercato, la infilate qua dentro,
accendete e aspettate che dopo mezz'ora diventa freddo. No, ha bisogno dei suoi tempi, perché ovviamente non avendo il compressore ha bisogno di più tempo. Quindi voi lo caricate qualche ora prima, un 6 ore prima lo tenete sotto la corrente. Dopo, almeno io col giostile facevo così, questo l'ho preso oggi, mi è arrivato oggi e quindi lo dovrò provare e testare per bene. Però io già adesso nel pomeriggio l'ho collegato alla corrente, io ho messo dentro due bottiglie caldissime e vi voglio far vedere che temperatura hanno già raggiunto, perché ovviamente ha bisogno di qualche ora per cominciare a entrare in temperatura. Ma vediamo adesso di andare tramite la nostra pistola termica di andare a vedere quanti gradi ci sono ora. Io già facendo così sulla parete ci sono 30 gradi più o meno, anche sul muro, sul soffitto ci sono 30 gradi, perché fa un caldo che si crepa qui dentro. Andiamo a vedere all'interno, vi faccio vedere, sono gradi centigradi. Andiamo ad aprire il nostro frigorifero e misuriamo all'interno con la pistola, ci sono 5 gradi e 5, vedete? Quindi a tutti quelli che dicono 6 adesso perché tirando fuori, a tutti quelli che dicono non raffredda, per me 5 gradi un frigorifero, non stiamo, è come se fosse quello della verdura, io penso il comparto della verdura ovviamente non deve arrivare a 0 gradi, non mi deve ghiacciare altrimenti sarebbe un congelatore. Dicevo, io per ora vi voglio spiegare io per quale motivo l'ho preso e che uso ne andrò a fare. Perché molti dicono ma magari io me lo voglio usarlo con la batteria, quanto dura la batteria? La batteria non dura tantissimo, dura una 2 ampere, un'ora e qualcosa con una 2 ampere, con una 4 ampere già ci fate un paio d'ore, con una 8 ampere a quel punto le cose si cominciano a fare serie, perché già con una 8 ampere ci fate 4 ore. Quindi 4 ore con la 8 ampere, ne avete già 2 di 8 ampere, vi fate 8 ore, 8 ore continuate ragazzi, arrivate a Capo Nord in 8 ore, quindi voglio dire, vi fate se proprio ve lo volete portare non attaccandolo al 12 volt, con le 8 ampere avete risolto anche il problema, voglio dire. Ma io vi dico, voglio dirvi io Stefano che uso ne andrò a fare. Io l'ho comprato soprattutto perché dove vivo adesso, per andare al Lidl a fare la spesa, devo farmi 35 km, devo svalicare le montagne, tornanti, 35 andare e 35 a tornare, ovvero devo arrivare a Pesaro. Io vado al Lidl di Pesaro. Quindi, cosa succede? Io quando vado lì, soprattutto in questi giorni che ci sono 36-40 gradi, quando vado a fare la spesa e compro, non so, la carne, il pollo, quelle cose lì, usciti dal coso, io devo metterli nelle borse termiche, quelle buste, avete presente lì, e una volta nella busta termica, comunque nel bagagliaio, col caldo che c'è in macchina e tutto quanto, finché poi mi faccio altri 35 km per tornare a casa, ho sempre la preoccupazione che la roba mi non dico mi marcisce, ma mi va male. Difatti purtroppo io vado al Lidl per comprare Parkside e faccio la spesa anche lì, già che ci sono. E non solo, poi mi trovo a Pesaro, vado a sbrigare qualche commissione. Quindi tutte le volte, a volte devo cercare di fare prima le commissioni, poi vado a fare la spesa. Però poi mi chiude da una parte, mi chiude dall'altra. Allora, oppure ho delle ore buche e dico no, vado prima a fare la spesa, poi vado a fare gli altri giri. E con la spesa in macchina, gli yogurt, penso a quello, i succhi di frutta o quelle robe lì che si deperiscono, il prosciutto piuttosto che gli affettati, è sempre un problema, io che mi devo fare 35 km sotto il sole. Quindi io questo lo metterò nel bagagliaio della macchina e quando vado a fare la spesa lo accendo, metterò la spesa qua dentro, poi mi vado a fare tutti i miei giretti e sono comunque tranquillo e sereno che quando arrivo a casa poi metto la roba in frigo e non mi va male, come il pollo, che il pollo è veramente deperibile col caldo che c'è. Sarei tentato da provarlo anche con i gelati, perché difatti quando vado lì dei gelati non li posso comprare perché finché arrivo a casa si sciolgono. Bene ragazzi, io ve l'ho fatto vedere, vi ho fatto vedere anche come è dentro e vi suggerisco anche, volendo, se volete andare a raffreddare ancora di più o più velocemente, potete mettere una di quelle mattonelle Siberini, quelle azzurre, avete presente? Se mettete una di quelle mattonelle all'interno,
scende ancora di più di temperatura e vi mantiene ancora di più. Ovviamente lo spazio è quello che è, ci stanno, ora non ho visto, sono 24 litri, ora le specifiche comunque le trovate sul sito. Io vi ho giusto voluto far vedere e l'uso che se ne può fare, o almeno l'uso che ne andrò a fare io, ovvero di andare a fare la spesa e non mettere la roba nei sacchetti, quelli per i surgelati, ma metterò tutto all'interno di questo. E sono stato anche fortunato per averlo trovato, perché sono andato la mattina a comprare la Mini Flex, che dopo vi farò anche la recensione di questa, sono andato a comprare altre cosine, e questo non l'avevo comprato, non l'avevo comprato perché l'avevo snobbato. Arrivo a casa, vedo un sacco di recensioni, gente che l'ha preso di qua e di lì, di su di giù, e ho detto, cavolo, ma è a batteria, non lo sapevo che era a batteria, cavolo, fa anche il caldo, non sapevo facesse anche il caldo. A quel punto, nel pomeriggio, altri 70 km per andare a Pesaro, nel pomeriggio non l'ho trovato, infatti sono dovuto arrivare a Cattolica, fortuna che a Cattolica ne era rimasto uno, l'ho preso e l'ho portato a casa. Bene ragazzi, io ve l'ho spiegato, ve l'ho fatto vedere, vi ho fatto vedere che funziona, arriva, scende sotto i 5 gradi, ci arriva, collegata adesso alla corrente. Vi ho detto la durata della batteria, vi ho detto tutto quello che riesce a fare. Se avete qualche altra domanda da fare, me la fate in descrizione. Io per il momento vi do un grosso abbraccio e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.